Proviamo. Ok. Buongiorno a tutti. Qua più o meno ci siamo. Volete che spegniamo questa luce per vedere meglio il proiettore, forse? Eccoci. Salve, grazie di essere venuti anche questa volta. Allora, cosa facciamo oggi? Diciamo che questa, aspetta, voi state usando l'altra chiavetta per passarvi i dati, ok. Poi questa qui, ok, allora poi arriviamo. Allora, per chi è da qua in poi non ha bisogno di questa chiavetta perché comunque già ci sono i dati che mancavano, quindi dovremmo esserci. Allora, oggi continuiamo, diciamo, questi ragionamenti. Scusate. Beh, ottimo, funziona PowerPoint, perfetto. Salviamo in PDF così risolviamo. Nei tecnici. Vediamo se così ce la facciamo. Ok, beh, appunto, noi continuiamo diciamo, i ragionamenti e le applicazioni e insomma le storie un po' su Padova che stiamo realizzando nel corso di questo progetto, lavorando con i GIS su questi sistemi delle mura e delle acque. In particolare oggi ci occupiamo di servizi ecosistemici, cioè nel titolo stesso, nel titolo del nostro progetto, cioè servizi ecosistemici urbani e green infrastructures. Abbiamo più o meno capito cosa si intende per green infrastructures e cosa può voler dire questo tipo di concetto a Padova, quindi comunque delle superfici in qualche modo vegetate, comunque permeabili. Sufficientemente estese e soprattutto che riescono a formare una rete tra di loro, quindi delle superfici dell'area, dei tracciati connessi che possano ospitare sì appunto degli elementi di biodiversità e poi anche per esempio dei percorsi di mobilità leggera e sostenibile. I servizi ecosistemici appunto sono un'altra delle articolazioni di quello che noi troviamo come infrastrutture verdi a Padova che trovano una loro corrispondenza in termini di elementi urbani, per esempio appunto nel tracciato delle mura e nell'idrografia della città, quindi nel corso dei canali. Oggi che cosa faremo? Appunto, farò una breve presentazione sui servizi ecosistemici in generale, cosa significano, perché si sono affermati, diciamo, come concetto negli ultimi decenni. E poi andremo a guardare come si calcola uno di questi servizi ecosistemici attraverso uno dei software che sono appunto uno tra quelli più usati per la determinazione di questo tipo di servizi, che tra l'altro è un software appunto open source e gratuito, che è quello che vi ho dato da installare nella chiavetta, si chiama Invest. Potete appunto cominciare già da subito a installarlo. E vedremo appunto come funziona, lo applicheremo in particolare al calcolo di uno dei servizi ecosistemici che sono diciamo di più facile calcolo, ma anche più, come dire, più utili perché trova un'applicazione in moltissimi campi, diciamo dalla pianificazione alla conservazione ambientale, eccetera, che è appunto quello del sequestro di carbonio. Appunto, pian piano cercheremo di capire in cosa consiste i servizi sistemici, in cosa consiste questo servizio in particolare e come facciamo noi a calcolarlo con il nostro software. Intanto, appunto, naturalmente questa operazione, questo caso, diciamo, di uso del software Invest lo applicheremo su Padova, in particolare lo applicheremo diciamo, a una combinazione tra il sistema delle mura e il sistema dei canali, che sono appunto le nostre aree di studio, le nostre aree di interesse. Quindi cercheremo di capire effettivamente quale valore hanno,
le aree che stanno intorno, Mura e Canali di Padova, in termini di servizi ecosistemici, in particolare in termini di sequestro del carbonio, e faremo anche un'analisi, diciamo, sulla variazione di questo tipo di servizio ecosistemico nel tempo. In particolare lavoreremo su due diciamo, mappature di base della copertura del suolo di Padova, che sono una di quelle del 2012, che chi è venuto nelle scorse elezioni avrà già avuto modo di osservare, quindi la carta di copertura del suolo del 2012, e poi cercheremo di capire come è variato questo servizio a partire dal 2007, quindi andremo a ritroso e lavoreremo sulla carta del 2007. Comunque, per tornare appunto all'argomento delle lezioni di oggi, del laboratorio di oggi, appunto il concetto di servizi ecosistemici in realtà è un concetto che diciamo, è nato appunto, diciamo, nei suoi primi usi a partire dagli anni Ottanta. Poi in realtà c'è stato un grande incremento nella discussione che la ricerca scientifica sui servizi ecosistemici negli ultimi 20 anni, si può dire, con una serie di progetti, tra cui appunto quello finanziato dalle Nazioni Unite, che è il Millennium Ecosystem Assessment. Per appunto l'individuazione dei servizi ecosistemici, la classificazione dei servizi ecosistemici nelle varie zone climatiche, zone e aree diciamo, ambientali del pianeta. Di cosa parliamo quando parliamo di servizi ecosistemici? Di fatto parliamo dei benefici che in termini cioè, che da diversi punti di vista, da un punto di vista, diciamo, per esempio, della salute, dal punto di vista del benessere della comunità, ma anche dal punto di vista economico, che diciamo, i sistemi naturali, quindi le aree naturali e soprattutto le aree a grande valore di biodiversità, sono capaci di dare alle comunità umane. Quindi, diciamo che c'è un cambiamento rispetto al ragionamento che si faceva in precedenza sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente, cioè storicamente con soprattutto lo sviluppo industriale, chiaramente l'uomo ha cercato per lo più di sfruttare l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente e le risorse che l'ambiente poteva dargli per migliorare le proprie condizioni economiche, che naturalmente è stata una fase della storia che ha avuto un suo senso, per cui ci sono stati dei grossi sviluppi, dei grossi miglioramenti anche nelle condizioni economiche e sociali delle comunità umane. A un certo punto ci si è resi conto però che diciamo, tutte le azioni che gli uomini intraprendono rispetto all'ambiente, alterando, modificando, quelle sono, diciamo, che quelle costituisce la vita che in qualche modo circonda appunto le persone e le società in cui esse vivono. Tutte queste alterazioni appunto ambientali hanno, oltre che dei benefici, ci si è resi conto che hanno anche dei costi. Per cui non è detto che un qualcosa che a livello economico possa essere vantaggioso oggi, come non so, deforestare per aumentare le superfici agricole, oppure scavare una montagna per estrarre dei minerali o altro, tutto questo si è resi conto effettivamente, anche oltre ad avere dei vantaggi diciamo, breve-medio termine, può avere anche degli svantaggi a lungo termine. Chiaramente questo è diciamo, un problema, è una questione che è sorta soprattutto negli ultimi decenni a partire da tutti diciamo, gli allarmi sulla sostenibilità e sulle questioni globali dal punto di vista ambientale, riscaldamento globale, eccetera, per cui ci si rende conto effettivamente bisogna un po' cambiare il paradigma, cambiare il modo in cui guardiamo il rapporto con l'ambiente. Quindi l'idea è che appunto ci sia questo, come vedete dallo schema, questo rapporto diciamo, bionivoco, per cui effettivamente ci sono delle modifiche diciamo, reciproche interazioni reciproche tra uomo e ambiente, e che però l'ambiente stesso, oltre a fornire delle risorse, diciamo, di base per l'economia, può fornire, se conservato, quindi comunque tutto ciò che nell'ambiente non viene modificato, può comunque dare dei benefici alle comunità umane, e quindi va conservato non soltanto, diciamo, come dire, per rispetto o per una forma in qualche modo di rapporto come dire, sano con l'ambiente, ma va conservato perché effettivamente dà anche dei benefici in sé. Appunto, ci sono diverse classificazioni che sono state diciamo, portate avanti negli ultimi anni dei servizi ecosistemici. La prima, appunto, che è quella del progetto MA finanziato dalle Nazioni Unite, che risale al 2001. Per ogni tipo di classificazione, appunto, voi vedete il sito di riferimento. Poi non so se vi ho passato la presentazione, ma eventualmente, insomma, ve la facciamo avere anche mia mail. Comunque, se volete diciamo, risalire le fonti, chiaramente ve le diamo.
altre possibili classificazioni, quindi diciamo che ci sono dei progetti diversi, progetti di ricerca molto articolati, ci ha lavorato molto la Commissione europea negli ultimi anni. Ognuno di questi progetti ha una sua forma di classificazione dei servizi ecosistemici, cioè vedremo che c'è una struttura gerarchica dei vari servizi, per cui ci sono delle macro categorie di benefici che poi si articolano in specifici servizi che ogni tipo, diciamo, di ambiente e di forma di aggregazione della biodiversità può dare. Per esempio, secondo l'MA, quindi il progetto di Millennium Ecosystem Assessment delle Nazioni Unite, esistono o si possono rintracciare quattro macrocategorie di servizi ecosistemici, appunto, che sono quelle vedete, quindi supporto alla vita e approvvigionamento, quindi potete immaginare appunto di base tutto ciò che la catena alimentare può dare, ma non solo, perché approvvigionamento, come vedremo, può avere anche degli altri significati, servizi di regolazione di vari parametri. Ad esempio il servizio che andremo a indagare oggi, quello di sequestro del carbonio, è un servizio di regolazione, e poi quelli sono un po' più complessi da analizzare, ma che sono importanti, come appunto i servizi culturali, cioè pensiamo per esempio all'importanza storico-culturale di un paesaggio italiano e della sua conservazione, che appunto oltre a servire a fornire dei servizi e dei benefici dal punto di vista strettamente ambientale, fornisce anche dei benefici dal punto di vista, diciamo, dell'accrescimento culturale per l'uomo, per chi li visita, per il turista, eccetera. E quindi anche questi fanno parte dei servizi ecosistemici per come sono considerati. Appunto, sempre andando a indagare quella che è la classificazione del Millennium Assessment, che è stata la prima grande classificazione ancora oggi molto usata, vedete appunto tra questi ci sono tra i servizi di supporto alla vita, ci sono per esempio appunto i servizi di formazione dei suoli, i servizi di produzione di ossigeno, i servizi di mantenimento degli habitat. Come potete capire, tutti questi sono servizi che tendenzialmente noi potremmo, come dire, considerare o potremmo attribuire a qualsiasi, diciamo, elemento del pianeta, ma in questo caso sono propri, sono dei servizi che specificamente vengono forniti soprattutto dalle forme di vita, in questo caso soprattutto alla vegetazione. Infatti andremo a capire più avanti come, lavorando anche su una città, quindi su Padova, le superfici che danno il miglior valore in termini di servizi ecosistemici sono le superfici vegetate, dove è presente appunto della flora. Poi appunto, sempre andando avanti in classificazione, vedete, ci sono i servizi di approvvigionamento che possono voler dire sia produzione di cibo, ma anche appunto altri tipi di produzione, quindi tutto ciò che effettivamente gli elementi naturali possono fornire alle società umane, quindi appunto combustibili, fonti di energia, eccetera. E poi ci sono appunto i servizi di regolazione, tra cui per esempio appunto quello dell'anidride carbonica che viene effettivamente sequestrata dalle piante, che quindi fornisce un vantaggio in sé, diciamo, per la qualità del clima e dell'atmosfera, e tutta una serie di altri servizi che tra l'altro appunto i suoli vegetati in particolare svolgono, e che nel momento in cui si interviene alterando un suolo, quindi per esempio trasformando un certo tipo di suolo, da suolo naturale a suolo artificiale impermeabilizzato, vanno ad essere in qualche modo depauperati, cioè sono tutti i valori di questi tipi di servizi chiaramente tendono a diminuire. Quindi anche nella pianificazione urbana poi sono cose di cui, insomma, bisogna tenere conto. E infine appunto sono i servizi culturali, che sono tutti quelli che hanno in qualche modo un collegamento con l'estetica o anche con le attività didattiche di ricerca che si possono fare sulla base appunto dell'interazione con un ambiente naturale. Poi in realtà appunto, cioè, faccio questa presentazione in maniera abbastanza breve per diciamo, darvi un po' un'idea di quello che è stato fatto negli ultimi anni sui servizi ecosistemici. Un altro grande progetto è quello SICES, che è più recente, che è stato, diciamo, che ha come partner principale appunto la Commissione europea. In realtà, in questo caso, come vedete, sono state individuate tre macrocategorie. Quindi, comunque, sono tutti d'accordo che esistano i servizi definibili come servizi ecosistemici. Poi, appunto, a seconda della classificazione, questo è un ragionamento ulteriore che è stato fatto, e quindi sono state individuate le tre categorie di approvvigionamento, regolazione, mantenimento e valori culturali, appunto, anche in questo caso. In particolare, poi, questo progetto SICES, che si è sviluppato appunto nel corso degli anni in chiaramente diversi casi di studio e in diverse
ricerche che poi hanno avuto ognuno i suoi risultati. Diciamo, l'innovazione di questo progetto è stata una strutturazione più gerarchizzata dei servizi ecosistemici, cioè mentre per il Millennium Assessment esistevano quattro macro-categorie e poi ogni servizio era individuato era classificato in una di quelle categorie, in questo caso c'è una specie di albero praticamente, per cui appunto esistono tante sottoclassi che sono quelle vedete qui, cioè la macro-categoria e l'approvvigionamento e poi esistono sezioni di divisione gruppo, classe e tipo, quindi il servizio ecosistemico avrà una sua, diciamo, collocazione all'interno di ognuno di questi elementi gerarchici della classificazione. Quindi per chi studia i servizi ecosistemici potrebbe essere interessante in realtà appunto rifarsi a questo tipo di classificazione, permette effettivamente di individuare meglio poi diciamo, l'articolazione e la specificità ecco, a ogni livello di ogni tipo di servizio. Detto questo, appunto, chiaramente si potrebbe fare i corsi soltanto sui servizi ecosistemici. Noi adesso cercheremo di capire appunto come ci si può lavorare facendo un'applicazione su Padova e la faremo con questo software che si chiama Invest, appunto, che immagino tutti stiate più o meno installando, perché poi alla fine del nostro percorso noi faremo appunto un'applicazione di Invest. È stato sviluppato come vedete, da una serie di università e di enti comunque per la conservazione della natura, tra cui anche il WWF. I partner principali sono le università di Stanford e quella del Minnesota. Ed è appunto rientra in questo Natural Capital Project, che è un progetto appunto molto interessante per cui è stato sviluppato. È un software che si può liberamente scaricare. Mi è salvato male purtroppo il PDF. Comunque, appunto, come vedete. Il software funziona con 18 modelli. Cosa vuol dire questo? Quando si scarica Invest, si scaricano tutti questi modelli. In realtà, poi questi modelli vengono usati uno alla volta. Ognuno di questi modelli, o models in inglese, o moduli potremmo anche chiamarli, funziona per il calcolo di un singolo servizio ecosistemico. Quindi poi noi in questo caso useremo il modello Carbon di Invest, quindi banalmente apriremo Invest sul modello Carbon e come vedrete c'è appunto una procedura per applicare il software al calcolo del servizio di stoccaggio e sequestro di carbonio. Noi dovremo mettere dei dati in input che sono codificati secondo ciò che Invest richiede, in particolare useremo appunto le due carte di copertura del suolo, quella del 2007 e quella del 2012, e una tabella diciamo con dei valori per ogni elemento della copertura del suolo, una tabella con i valori di sequestro di carbonio. E su questa base lui farà un calcolo, in realtà lui farà due calcoli in questo caso, perché calcolerà, diciamo, lo stoccaggio di carbonio al 2012 secondo la carta di copertura del suolo del 2012, calcolerà il suo equivalente nel 2007 e calcolerà anche la differenza tra l'uno e l'altro. Quindi in questo modo noi potremo sia apprezzare, diciamo, quello che è il totale del carbonio che riesce a sequestrare diciamo, per l'applicazione che facciamo noi, il sistema di muri e canali di Padova, e cercheremo anche di capire negli ultimi 5 anni di rilevazione appunto della copertura del suolo. Purtroppo non abbiamo ancora una carta di copertura del suolo pubblicata più recente perché sarebbe interessante fare un lavoro più a lungo termine, però cerchiamo di capire se in questi 5 anni alcune variazioni, diciamo, della copertura del suolo hanno portato al cambiamento di alcuni dei valori appunto di sequestro di carbonio nelle nostre aree di riferimento. Vi anticipo che insomma ci sono dei piccoli cambiamenti. Appunto, come funziona il modello Carbo? In realtà appunto la cosa diciamo, bella, molto bella di questo software Invest è che in questo caso noi lo stiamo usando per il calcolo di questo servizio ecosistemico, ma come vedete, come avete visto poco fa, appunto ognuno di questi moduli che sono tutti integrati nel software che voi state installando, calcolano un diverso servizio ecosistemico. Quindi a seconda anche del vostro interesse, diciamo, noi usiamo adesso useremo il modello Carbon sulla città di Padova, voi potete usare, avendo i dati comunque necessari, potete lavorare su qualsiasi territorio e calcolare uno qualsiasi di questi servizi ecosistemici. Quindi è veramente un software molto versatile che dà delle grandi possibilità, insomma, per chi lavora su questi temi. In particolare, appunto, cosa succede? Il modello Carbon, appunto, di fatto
permette di calcolare sia il diciamo, singolo valore di stoccaggio del carbonio in un determinato territorio, quindi la capacità che ha un determinato territorio di immagazzinare carbonio, soprattutto naturalmente attraverso la fotosintesi delle piante, ma poi vedremo anche che ci sono dei valori di stoccaggio del carbonio dati da alcuni suoli. Calcolare quindi poi a partire da questo anche il sequestro di carbonio. Per sequestro di carbonio intendiamo effettivamente ciò che diciamo, viene sequestrato in più o in meno rispetto a una data di riferimento, quindi noi lo faremo tra 2007 e 2012. E in più la cosa interessante del modello è che permette anche di fare un calcolo economico, cioè sulla base di determinati parametri sul costo del carbonio, per esempio, che noi attribuiamo al territorio su cui stiamo operando, lui permette anche di capire se ci sono state delle variazioni nel servizio ecosistemico o positive o negative, diciamo qual è o il guadagno generale o la perdita, diciamo, globale che c'è stata in termini economici collegata a queste variazioni. Naturalmente, questo cosa vuol dire? Bisogna stare un po' attenti a prendere, come dire, con le dovute precauzioni, no? I risultati che noi troviamo. Intanto perché diciamo che il modello, come vedremo, noi lo applicheremo su, per esempio, un dataset che è quello della copertura del suolo di Padova, che noi abbiamo a disposizione, che è già, diciamo, codificato nella maniera opportuna per poter lavorare su Invest, ma in realtà è un dato che, per esempio, per il livello di dettaglio a cui lavoriamo noi, quindi un livello molto specifico su alcune parti della città, potrebbe non essere, diciamo, del tutto adeguato, cioè ci potrebbero essere delle mappature, come chi sta facendo, cioè alcuni tesisti stanno lavorando proprio su questo tema, che sono qui, e loro stanno costruendo una mappatura molto più dettagliata della copertura del suolo per poi applicare a quella i loro servizi ecosistemici. Noi faremo una prova, chiaramente, che darà determinati risultati, ma il livello di come dire, dettaglio e di precisione che si può ottenere avendo una mappatura diciamo, più specifica sulla nostra area di riferimento, chiaramente è maggiore. Noi facciamo appunto applicazioni di prova. E poi anche in termini economici bisogna sempre capire cosa vuol dire effettivamente il risultato economico che noi diciamo, abbiamo alla fine dell'operazione di calcolo. Dipende comunque dai dati che poniamo noi. Se noi diamo un dato per cui poniamo un costo del carbonio molto alto, chiaramente avremo dei valori che saranno superiori in termini di guadagno e di perdita. Lavorare sul nostro caso studio di Padova, noi useremo dei valori che in qualche modo derivano da quelli del protocollo di Kyoto, che è stato diciamo, uno dei primi documenti a occuparsi del tema appunto dei servizi ecosistemici ed è anche della loro corrispondenza economica. In realtà, se qualcuno volesse effettivamente applicare diciamo, questo software al calcolo di un servizio ecosistemico e volesse anche applicare la parte economica, se volesse farlo realisticamente, dovrebbe controllare effettivamente i parametri allo stato attuale. Quindi, se noi volessimo effettivamente calcolare qual è il prezzo del carbonio per applicarlo oggi su Padova, dovremmo andare a controllare le quotazioni di borsa a quanto è venduto, diciamo, appunto quanto equivale oggi diciamo, questo valore e usare quello appunto come nostro valore di riferimento. Chiaramente noi stiamo facendo una prova, quindi non è detto che cioè non andremo a inserire quel valore lì. Se qualcuno però volesse effettivamente lavorare poi questo tipo di calcolo, questo tipo di stima di parametri appunto di servizi ecosistemici, è molto usato per esempio nelle valutazioni di impatto ambientale oppure nelle valutazioni di analisi strategica, tutto ciò che riguarda effettivamente delle modifiche da fare al territorio. Sono quasi sempre richieste appunto richieste le variazioni di servizi ecosistemici. Quindi chiaramente chi ci lavorasse in quei casi dovrebbe lavorare sui dati più dettagliati e più aggiornati possibili. Questo. Più specificamente, poi questo lo vedremo appunto durante le varie fasi del nostro lavoro. Il modello di Invest che noi useremo usa di base dei raster, quindi noi partiremo da una rappresentazione vettoriale della carta di copertura del suolo e faremo un'operazione di rasterizzazione, cioè conversione appunto di un vettoriale in un raster. Anche qui più o meno dovreste avere chiaro per le lezioni precedenti qual è la differenza tra dato vettoriale e dato raster. In realtà a noi interessa appunto un dato per cui a ogni punto del nostro territorio corrisponde un pixel e ogni pixel abbia un determinato valore di quelli che appunto Invest chiama carbon pools, come vedete qui. Cosa sono questi carbon pool o serbatoio, riserve diciamo di carbonio? Sono quattro parametri
che appunto corrispondono a determinati valori di stoccaggio del carbonio e che sono validi per ogni punto, per ogni elemento della copertura del suolo. Questi quattro parametri li possiamo andare a guardare meglio qui, e sono appunto la biomassa o la epigea, cioè diciamo quella fuori dalla, cioè quella diciamo, esterna a diretto contatto con l'atmosfera. Quindi, per esempio, nel caso di alberi, chiaramente tutto ciò che è il corpo dell'albero, quindi chioma, tronco, rami, eccetera, tutto ciò che sta fuori dal suolo, e che di solito è l'elemento che dà effettivamente nel caso della vegetazione il maggior valore di stoccaggio di carbonio, cioè diciamo, la parte che riesce a catturarne di più. Poi esiste appunto anche una capacità di stoccaggio del suolo che ha il suolo in sé. Quindi quello che lui chiama il carbonio del suolo, quindi il terzo, la biomassa ipogea, che anche questa riguarda soprattutto diciamo, gli elementi vegetati, quindi sia alberi che altri tipi di piante, che consiste nell'apparato radicale o comunque in tutto ciò che costituisce la parte del corpo della pianta che sta sotto il livello del terreno, quindi a contatto con il terreno e con l'atmosfera, e poi. La quarta riserva di carbonio, sorbato di carbonio, il carbonio lettiera, che è, diciamo, consiste in tutto ciò, in tutti gli elementi di vegetazione, legno morto, humus, comunque tutto ciò che è di vivente o semivivente, ma comunque derivato anche dalla decomposizione degli elementi vegetali, sta diciamo, sulla superficie del suolo. E anche a questo viene attribuito un determinato valore di stoccaggio di carbonio. Questo. E poi in più, appunto, se vogliamo fare anche il calcolo economico, dobbiamo inserire dei parametri che sono appunto il valore di una tonnellata di carbonio, tasso di sconto, tasso di variazione. Questo magari lo calcoleremo così per vedere effettivamente cosa ne viene fuori, però sappiate che un puro calcolo di prova non è detto che abbia un valore reale, ecco. Questo. Quindi in input lui vuole questi dati, quindi sostanzialmente vuole dei raster e una tabella, poi vedremo appunto come costruirli. E come output lui dà appunto il totale del carbonio, quindi lo stoccaggio del carbonio, praticamente diviso pixel per pixel, cioè a ogni pixel lui attribuirà una capacità di stoccaggio del carbonio e ci restituirà anche un valore chiaramente che corrisponde a quello globale di tutto il nostro territorio, tutta la nostra area di studio. Questo è lo stoccaggio del carbonio. Il sequestro di carbonio è appunto la variazione tra lo scenario, lui lo chiama scenario futuro, in realtà per noi lo scenario futuro sarà il presente, diciamo il 2012, quindi il secondo elemento temporale, e lo scenario presente per la missione del 2007. Questa è una cosa che fa lui perché di solito appunto questo tipo di applicazioni si fanno in operazioni di pianificazione, quindi si dice in questo momento lo stato attuale da questo risultato allo stato di progetto, quindi uno stato che effettivamente sarà futuro, noi avremo queste variazioni e quindi anche questa differenza in termini di servizi ecosistemici. In realtà noi lavoriamo appunto su due momenti del passato, quindi 2007-2012. E in più appunto lui restituisce chiaramente la differenza e il valore economico e la differenza anche in termini economici. Questo. Appunto, oltre a quello che vi ho già detto, cioè bisogna sempre stare attenti a come considerare i risultati perché i risultati dipendono dalla qualità dei dati che noi inseriamo nel modello. A parte questo, cioè, vabbè, questo è un problema effettivamente abbastanza avanzato, però sempre da capire che insomma, va a posto nel caso in cui si lavorasse a livello professionale. Diciamo che la variazione del servizio ecosistemico, quindi per esempio in questo caso dello stoccaggio di carbonio, investe la considera come lineare, cioè noi potremmo interpolare, per esempio noi calcoliamo 2007 al 2012, noi potremmo dire ok, la variazione è stata questa, in un intervallo di tempo che sta a metà, basterebbe effettivamente fare un calcolo, diciamo, calcolare la metà della variazione. In realtà quello che succede è che naturalmente per come si sviluppa appunto, come sviluppano tutti quegli elementi che contribuiscono allo stoccaggio di carbonio, quindi la vegetazione, gli alberi, la crescita degli alberi e i ritmi di questi diciamo, fenomeni naturali, chiaramente in realtà la variazione è diversa, cioè c'è nel momento in cui noi andiamo a cambiare appunto la struttura di un determinato territorio, quindi per esempio andiamo a togliere o aggiungere degli alberi, quello che succede è che abbiamo una variazione molto più alta nei primi anni, per esempio, comunque all'inizio del nostro intervallo di tempo, e poi in realtà diciamo, il ritmo di questa variazione, come vedete dalla curva tratteggiata, che è effettivamente il percorso della traiettoria reale del sequestro, poi va calando. Quindi in realtà per andare da A a B diciamo che appunto nella realtà non ci si va secondo una linea. Questa è una cosa appunto in realtà, diciamo,
di cui ho tenuto conto a noi interessa relativamente, perché poi adesso ci interessa effettivamente capire come funziona questo modulo, insomma, come lo possiamo applicare. Questo è appunto quello che stiamo per fare. Lo applicheremo appunto su muro e canali di Padova. Partiremo dalle carte di copertura del suolo, quindi vi chiedo di controllare tutti se avete installato il programma, il software Invest, e se riuscite a farlo partire. Lo potete fare partire direttamente dalla barra di ricerca in basso cercando Invest, e vi dovrebbe aprire direttamente il modello Carbon tra i vari moduli, oppure potete cercare direttamente Carbon e vi dovrebbe apparire tra le varie possibilità. E appunto i nostri layer di base in questo caso saranno le due carte di copertura del suolo, forse quelle del 2012. Qualcuno di voi ce l'ha già perché l'avete scaricata la volta scorsa, comunque adesso le abbiamo fatte circolare di nuovo. Okay. Cos'è? Ok, comunque questo è quello che faremo. Possiamo direttamente partire. Intanto avviate QGIS. Allora, Invest per controllare se l'avete scaricato correttamente, dovreste trovare, per esempio, cercando Carbon. Lo trovate? Io lo trovo. Vabbè. Che Invest comunque l'avevo scaricato. Cerchiamo tra le app. Sì, ma tu mi devi dare il modello Carbon. Vabbè. È possibile che io l'avessi scaricato ma non installato, cosa che faccio adesso. D'accordo, facciamo tutto. Ok. Sì? Sì. Ma tu l'hai sicuro che l'hai installato? Ok, guardi un attimo. C'è qualcun altro che il problema è che non riesce a avviare il modulo di... Ah, ok. Però qua è che non mi sento appare dopo qualche secondo, però può dire qualcuno è riuscito a fare apparire l'interfaccia corretta del modulo Carbon, dovrebbe essere una specie di diciamo tabella con ok, quindi qua c'è. Allora, io intanto apro un nuovo progetto. Questo vediamo. Ok, vabbè, insomma, se qualcuno poi avrà Invest, comunque il software in sé lo useremo alla fine, perché prima faremo tutto un lavoro su QGIS e sulla costruzione della tabella, quindi se qualcuno, insomma, potete tutti installarlo, se qualcuno nel frattempo ha problemi, magari poi non riesce a avviarlo, vediamo durante la pausa come risolverlo, però è sostanzialmente quello. A questo punto io direi che possiamo appunto cominciare con la nostra esercitazione, quindi apriamo tutti QGIS e ci costruiamo il nostro nuovo progetto basato sulla cartella di materiali che è circolata, e spero che tutti abbiate a disposizione le due carte di copertura del suolo, quindi dovreste avere le cartelle CCS 2007 Padova, giusto? E CCS 2012 Padova. Vabbè, se qualcuno non le ha, lo segnali. Apriamo appunto separatamente le. Cioè, inseriamo uno shapefile per il 2007. Si inserisce quindi l'SHP direttamente in QGIS, io l'ho appena fatto. E per il 2012 inseriamo anche in questo caso lo shapefile del 2012. Eccolo qua. E lo carichiamo su QGIS. Quindi se tutti possono fare questa operazione ci siamo. Quindi abbiamo appunto caricato
Queste sì, in realtà appunto si possono scaricare liberamente dal geoportale Veneto, non lo facciamo, le ho date già pronte perché chiaramente il tempo è quello che è, però in realtà chi volesse poi anche per gli altri comuni, tutti i comuni della regione Veneto, le può scaricare direttamente dal geoportale Veneto, sono le carte di consultazione per il 2012 e per il 2007. Ok, quindi queste saranno le nostre basi. Detto questo, noi in realtà andremo subito a lavorare, diciamo, non sull'intero territorio del comune di Padova, ma su ciò che costituisce effettivamente l'intorno delle mura e dei canali. E per questo motivo, tra i vostri materiali, dentro risorse, ci dovrebbero essere i due layer, buffer mura e buffer idrografia. Giusto, poi c'è anche buffer idrografia mura, ma è un'altra cosa. Quindi vi chiederei di caricare questi due layer. Mura e idrografia. Sì, li potete semplicemente selezionare gli shape e li caricate direttamente su QGIS. Ok. E in realtà praticamente abbiamo saltato un passaggio, nel senso che potevamo caricare direttamente, esistono anche qui come layer, vedete le mura di Padova, sono lo shapefile che si chiama mura Padova e lo shapefile che si chiama idrografia selezione, questo è giusto per farli vedere io. E quindi per esempio se mettiamo le mura di Padova con un bordo più spesso, magari lo mettiamo tutto in giallo. Ok. L'idrografia la mettiamo in azzurro, ma questo è semplicemente per farvi vedere da dove stiamo partendo praticamente. Quindi adesso facciamo così, copia, ok, quindi in realtà allora noi abbiamo la nostra carta di copertura del suolo che ormai sapete com'è fatta. Qui stiamo visualizzando tutto in un unico colore, ma potremmo, diciamo, categorizzarla, quindi rappresentare tutti i vari elementi con colori diversi. Poi stiamo partendo appunto da questi due layer che sono quello del circuito delle mura di Padova, quindi anche questo è un layer vettoriale poligonale, molto più sottile, naturalmente abbiamo dato uno spessore di 2 metri alle mura, dopodiché c'è una selezione di tutto il circuito idrografico di Padova, quindi con quei principali canali che le attraversano, quindi diciamo, lo scaricatore sotto, poi c'è il Brenta sopra, il canale battaglia, eccetera, quindi i canali che sono più importanti in rapporto alla città di Padova. In realtà, appunto, partendo da questo, vi ho già dato, possiamo usare direttamente quelli perché poi l'operazione di buffer l'altra volta l'avete fatta, quindi possiamo lavorare direttamente sul buffer delle mura, quindi questo layer poligonale è un buffer a 150 metri e il buffer dell'idrografia. Anche in questo caso, appunto, il buffer dell'idrografia l'abbiamo fatto a 150 metri perché c'è effettivamente un vincolo specifico, il vincolo paesaggistico, che ha questa distanza, diciamo, dai corsi d'acqua, cioè ci sono delle norme particolari da rispettare entro quelle distanze, quindi è quello che scegliamo. Sì. È la stessa cosa per una bottiglia. Se avete problemi per cui non vi tornano le forme, probabilmente è un problema di sistema di riferimento e mettete 3003 da qui, da in basso a destra. Questo. Ok, se ci siamo tutti, chi ha problemi lo può naturalmente segnalare.
A questo punto l'idea è, seguendo anche la nostra scaletta, diciamo, quindi in questo momento saremmo praticamente al punto 2, noi abbiamo questi due buffer, e noi in realtà diciamo, verrà più semplice poi lavorare fondendo questi due elementi, quindi noi abbiamo un, diciamo, tracciato, un'infrastruttura, in qualche modo una potenziale infrastruttura verde, che possiamo considerare come il percorso di circuito delle mura di Padova, poi vedremo effettivamente cosa c'è come copertura del suolo intorno, un'altra appunto rete, diciamo, di superfici poi circostanti verdi o comunque potenzialmente naturali, è quella dell'idrografia. In realtà noi, diciamo, a livello anche tecnico, ci interessa che questi due sistemi e queste due reti vengano fuse tra di loro e che diventino un unico layer, perché poi appunto quella diventa la nostra area di riferimento e possiamo riferirci essenzialmente a quella. Quindi possiamo appunto direttamente diciamo, lavorare su una fusione del buffer delle mura e del buffer dell'idrografia. Per fare questa cosa, avendoli già tutti e due, possiamo direttamente andare su fondi vettori. Ok, quindi andiamo da vettore, strumenti di gestione dati e fondi vettori. Quindi noi abbiamo due layer vettoriali che sono quello delle mura e dell'idrografia. Da qui, non mi ricordo se questa cosa l'abbiamo già fatta nelle lezioni scorse, comunque dal comando fondi vettori noi possiamo selezionare i vettori che ci interessano agendo su questi tre puntini a destra di layer in ingresso, se ci vede tutti, possiamo prendere direttamente i due buffer, se li avete caricati, quindi buffer idrografia e buffer mura, dirvi ok perché stiamo selezionando quelli. Se in riferimento di destinazione diamo sempre Montemario, quello su cui stiamo lavorando, e a questo punto, siccome stiamo cominciando a costruirci, diciamo, la nostra procedura appunto poi per l'applicazione di Invest, direi che salviamo direttamente tutti nella cartella, creiamo la cartella progetti dentro la nostra cartella materiali, eccetera. Quindi direi possiamo creare la cartella scusate, processi. Processi e andiamo a salvare il layer là dentro, quindi, e questo lo chiamiamo buffer idrografia e mura, per esempio, perché la fusione dei due. Ok, lo salviamo. Beh, potremmo sempre salvarlo come JPEG, però continua a salvare come shapefile, che è ancora il formato, diciamo, prevalente, però ormai possiamo anche abituarci a lavorare con gli altri, lo salvo come shapefile, diciamo ok, quindi qua ci siamo, quindi la vettore, strumenti di gestione dati, fondi vettori, stiamo fondendo questi due, eseguiamo, lui l'ha fatto, eccolo qua, in realtà che cos'è che ha fatto? Diciamo, una cosa che ci piace fino a un certo punto, perché comunque ha lasciato i due vettori come separati, cioè ha lasciato, diciamo, gli elementi geometrici dei due vettori come separati. Cioè, vedete, comunque lui mi considera ancora questo, quindi il circuito delle mura, come un elemento geometrico, e quest'altro. Questa cosa ci potrebbe dare un po' di problemi, quindi siccome noi vogliamo avere proprio un unico layer, che appunto poi diventa la nostra area di studio, con un'unica geometria dentro, allora, a questo punto questo vettore noi lo dissolviamo. Quindi torniamo su. Siamo arrivati tutti più o meno su fondi vettori. Ok. Al solito se. Vabbè. No, se qualcuno poi appunto, se qualcuno prima non riesce ha problemi con QGIS, eccetera, poi ci sono già i layer pronti, quindi eventualmente c'è già il buffer già pronto, e buffer idrografia mura, eccetera. Cioè, tutti i vari passaggi, diciamo, sono già stati predisposti per chi avesse dei problemi tecnici. Ok. A questo punto, vabbè, insomma, gli altri finiranno. Noi possiamo, appunto, trasformare questo vettore in un vettore con un'unica geometria, e questo lo facciamo con lo strumento dissolvi. Quindi anche qui da vettore andiamo su strumenti di geoprocessing dissolvi. Prendiamo questo, me lo chiama così perché, vabbè, l'ho salvato da qui dentro, comunque.
Non so come ve lo, perché allora c'è un problema di come visualizzo i vettori sul vostro progetto. Ve lo chiamo fuso anche voi per caso? Ok, perché è un problema di impostazioni di QGIS, per cui poi magari vi dico come fare. Quando salvate un vettore con un certo nome, lui ve lo carica sulla mappa appena l'avete salvato, lo carica comunque con il nome dell'operazione che avete fatto. Poi, per esempio, se lo rimuovete e lo ricaricate, ve lo carica con il nome corretto. In questo caso, siccome è un risultato di un'operazione di fusione, lo chiama così. Poi vi faccio vedere come modificare questa impostazione, perché si può dire chiama effettivamente il vettore con il suo nome già dall'inizio. Comunque, noi appunto stiamo lavorando su questo vettore, quindi la cosa che stiamo per fare è dissolverlo. Un campo di dissolvenza non ci interessa. Andiamo a salvare anche qui su file quello dissolto e lo chiamiamo buffer dissolto, semplicemente dissolto. E d'ora in poi questo sarà praticamente il nostro layer di riferimento. Quindi diciamo salva, lo salviamo sempre nella cartella processi che abbiamo creato, oppure dove preferite, insomma, basta voi che poi lo ritrovate. E seguo. E abbiamo un unico layer con un'unica geometria. A questo punto io posso anche rimuovere quelli che ho usati, cioè il layer, diciamo, della fusione lo elimino, lascio solo questo. Questo me lo rinomino direttamente qua dentro. Se voi lo avete ancora non, con il nome dissolto, potete andare tasto destro, rinomina layer e lo chiamiamo buffer underscore dissolto, qualcosa del genere. Insomma, così almeno nel progetto lo troviamo già con il nome giusto. E fino a qua ci siamo. A questo punto io salverei il mio progetto, cosa che ancora non ho fatto. Potrebbe essere interessante. Consiglio a tutti di salvare il vostro progetto come esercitazione 2 maggio, per esempio, qualcosa del genere. Lo salvo qui. Esercitazione 02.05. Ok. Salviamo. Così non ci perdiamo dei passaggi. Ok, fino a qua più o meno ci siamo tutti. Bene. Detto questo, ok, allora adesso cosa che diciamo noi dobbiamo fare? Allora, noi abbiamo costruito quella che sarà la nostra area di riferimento, ma in realtà in questo momento abbiamo un vettore che non ha niente dentro, cioè abbiamo questo, diciamo, aggregato del buffer delle mura e dei canali che in qualche modo dovrebbe rappresentare quelle sono le aree di cui vogliamo calcolare i servizi ecosistemici, quindi le diciamo, potenziali green infrastructure di Padova, ma dentro questo vettore come informazioni non c'è niente. Quindi quello che vogliamo effettivamente è lavorare sulla copertura, su ciò che di copertura del suolo interessa queste aree. Come lo facciamo? Ormai dovremmo saperlo, insomma, lo facciamo con un clip, quindi con un'operazione di ritaglio. In particolare, siccome stiamo lavorando su due elementi di copertura del suolo, quindi sia quello del 2007 e questo e quello del 2012, noi dobbiamo andare a ritagliare ognuno di questi due layer, ognuna di queste due carte di copertura del suolo sul nostro buffer. Quindi questo lo facciamo sempre con vettore, strumenti di geoprocessing, ritaglia. Perché poi in realtà appunto gli elementi informativi su cui andremo a lavorare saranno appunto quelli della copertura del suolo. Quindi da ritaglia noi tagliamo prima per esempio la copertura del 2007, che in questo caso io ho come CC2007, hanno questi nomi lunghi e comunque a un certo punto vedete 2007, quindi 2007 Plus. Questo è il layer da ritagliare. Come? Sì, cioè dovreste averli già caricati, erano le due carte di copertura del suolo di tutta Padova. Praticamente noi adesso ritagliamo la copertura del suolo soltanto sulla nostra di riferimento. E quindi come layer per il ritaglio usiamo questo che è il buffer dissolto. Quindi. E anche questo lo salviamo, anche questo, per questo indichiamo una posizione di archiviazione e questo lo chiamiamo come clip, per esempio. Quindi, stiamo ritagliando quella del 2007, se non mi sbaglio, quindi questa la chiamiamo clip CCS, quindi carta di copertura del suolo 2007. Sempre come shapefile, sempre in processi, naturalmente.
Se ci siamo, si esegue e mi dice che c'è una geometria non valida. Bene, allora, non so, a qualcuno ha dato problemi con le geometrie? Ok, allora lui dice una cosa, c'è una geometria non valida e probabilmente fa parte della carta di copertura del suolo, una cosa che non dipende da noi. Se probabilmente anche voi darà questa indicazione, cioè cambiare l'impostazione di processing ignora geometria in ingresso non valida. Allora, noi effettivamente la facciamo questa cosa, quindi da processing andiamo su strumenti e da qui in fondo, se vedete, avete tutti la voce processing sopra, no? Che è dove c'è nella barra in alto. E, aprite strumenti e la chiave inglese a destra è opzioni. Allora, abbiamo le impostazioni di processing, un attimo che trovo le geometrie. Allora, filtro A, ok. Vedete, allora, se ci siete, noi siamo su, quindi dalla chiave ingresso abbiamo aperto l'impostazione di processing, apriamo generale, che è la prima in alto, e vedete che c'è filtro elementi non, una delle voci è filtro elementi non valido. Clicchiamo su valore. Aspettate un attimo, ok, clicchiamo due volte sul valore fino a quando compare questa freccina a destra, perché in questo momento è impostato su blocca l'algoritmo quando c'è una geometria non valida. Noi gli diciamo non filtrare direttamente. Cioè in questo caso stiamo dicendo anche se c'è una geometria non valida, tu comunque l'operazione la concludi. Quindi andiamo su non filtrare e diciamo ok, e ora lui dovrebbe accettare, diciamo, la nostra operazione. Quindi se l'abbiamo fatto, io torno intanto per vedere se funziona, quindi torniamo su ritaglia, torniamo a dare la carta del 2007 come layer in ingresso, buffer dissolto va bene, torniamo a dare un nome, quindi lui questa me l'aveva salvata, sì, vabbè, probabilmente avrà salvato con uno shapefile, quindi diciamo di salvarlo con questo nome e di sostituirlo, e stavolta piano piano, adesso ci mette un po', ma dovrebbe farlo. Comunque lui è partito con l'algoritmo. Ecco qui, l'ha fatto. Quindi se ora spengo, mi ritrovo questa che è una carta della copertura del suolo del 2007 già ritagliata. Ok, ci siamo più o meno tutti qui su questo. Ok, sì, no, tranquilli. E poi la stessa cosa si fa con il 2012, naturalmente. Vabbè. Siamo, serve una mano lì, forse. Allora, perché tu hai discusso con il adesso, prima che li provi, però così possiamo andare avanti con la. Ok,
Ok, quindi detto questo, noi abbiamo ritagliato la carta del 2007 su questo layer, quindi sul layer delle mura e dei canali. Se più o meno ci siamo, faccio la stessa cosa con quella del 2012, quindi torno su vettore, strumenti di geoprocessing, ritaglia. Come layer in ingresso, in questo caso do il 2012. Sì, guarda, cioè, sto facendo questa cosa, diciamo, uguale con i due layer. Quindi in questo caso appunto usiamo il 2012, layer di sovrapposizione è sempre buffer dissolto, e in questo caso noi andiamo a salvare su file il nostro elemento come clip CCS, ma non 2007, bensì 2012. Anche in questo caso lasciamo come lo ritaglio come shape, lo salviamo come shapefile. Lui esegue e me lo restituirà. Eccolo. Ok. Sì. Del clip che non l'ho dato giusto, devi cambiare, devi andare su processing, strumenti, e da qui praticamente devi cambiare un'impostazione. Dalla chiave inglese che trovi qui, giusto? Ti si apre. Ok, ti aprono le opzioni e vai su generale, apri generale e vedi questo filtro elementi non valido, che è la seconda voce, lo vedi, no? Ok. Clicca, esatto, clicca tipo fino a che non ti compare una freccina e metti su non filtrare. Cioè in questo modo ti stiamo dicendo, anche se ci sono delle geometrie non valide, tu tagli lo stesso, cioè comunque elabora lo stesso, fai lo stesso con l'attività. Di ok e poi ripeti l'operazione in quel modo. Ok. Quindi fatto questo, qui si fa l'operazione di ritaglio, quindi prima il 2007 e poi il 2012 lo ritagliamo secondo il buffer. Ok. E fino a qua ci siamo. Magari mentre loro finiscono, noi possiamo andare a guardare un attimo, per esempio. Ora io ho due cose che mi si chiamano ritagliato, che è una cosa che non mi piace. Faccio un'operazione di pulizia, cioè le rimuovo adesso dal progetto, perché in realtà sono le due operazioni che ho fatto, le ricarico, forse conviene farlo anche a voi, cioè dalla dunque, cartella processi, ordino per tipo, e mi vado a prendere clip 2007, clip 2012, li carico dentro direttamente così, li porto qui dentro. E come vedete me li chiamo con il nome corretto, cioè clip 2012 e clip 2007, quindi adesso riesco anche a distinguere, sono gli stessi di prima, hanno i nomi giusti. Ok, questo ci siamo. A questo punto quindi noi abbiamo di fatto diciamo, la base di quello che ci servirà poi effettivamente per lavorare su Invest. A questo punto, una cosa che possiamo fare è aprire la tabella degli attributi e andare a vedere quali sono le informazioni che ci sono dentro. Voi, appunto, se non mi sbaglio, avrete più o meno tutti seguito le lezioni passate, quindi avete visto come è strutturata la carta di copertura del suolo, cioè ci sono una serie di indicazioni, una serie di parametri che corrispondono, diciamo, a diversi livelli di specificazione del tipo di copertura del suolo, quindi c'è la macrocategoria 1 che corrisponde a questo campo primo livello, che corrisponde a tutto ciò che è, diciamo, urbano, quindi edifici, strade, impianti, eccetera. La macrocategoria 2 corrisponde all'agricolo, la 3 a suoli naturali, eccetera. E poi anche qui c'è una struttura gerarchica per cui c'è un secondo livello di specificazione, un terzo livello, eccetera. E trovate poi alla fine anche appunto una leggenda in qualche modo che descrive effettivamente a livello proprio testuale di cosa stiamo parlando, cioè da cosa è fatto, cosa c'è, diciamo, sull'elemento di suolo che in quel momento viene rappresentato. Allora, in questo momento, forse per capirlo meglio, noi per esempio andiamo a rappresentare appunto questa categorizzazione secondo effettivamente una simbologia corrispondente, quindi possiamo andare io lo sto facendo sulla carta di copertura del suolo 2007, sono andato su con il tasto destro su proprietà e da proprietà sono andato su simbologia, in
cliccando sul layer, e da simbologia si può scegliere, avete già visto l'altra volta, appunto lo stile di rappresentazione. Noi diciamo uno stile categorizzato, per cui mi farà vedere colori diversi a seconda del campo che mi interessa. In particolare, a me interessa andare abbastanza nel dettaglio, quindi dico terzo livello, che è il campo diciamo poi più articolato. Dopodiché, però, vado su classifica, quindi io sto dicendo rappresentami colori diversi secondo i vari contenuti di questo campo. Lui mi fa vedere questi colori in random, gli dico va bene, applico. In realtà, io stavo vedendo questa, e vedete come effettivamente si capisce ci sono insomma diverse cose, poi appunto qua abbiamo i colori a caso, quindi so che per esempio questo corrisponde, beh insomma questo in particolare poi sono scuole, quindi sono comunque terreni edificati, complessi residenziali, poi immagino appunto noi spostandoci più verso diciamo l'esterno della città, vedete in questo caso troviamo delle aree che non sono più delle aree diciamo artificiali, delle superfici artificiali impermeabili, ma sono per esempio qui le superfici agricole. Quindi io per esempio qui sono qui su un canale, trovo del maestro, del foraggio, eccetera. Appunto, chiaramente a ogni diciamo, elemento geometrico corrisponde a un certo tipo di suolo, un certo elemento urbano e può essere anche un elemento naturale. Questo semplicemente per capire appunto su cosa stiamo lavorando. Detto questo, quello che ci interessa è, siccome noi per diciamo, far funzionare Invest, avremo bisogno praticamente di costruirci una mappa, appunto, quindi rasterizzare e costruirci una mappa raster che corrisponda a questa, cioè una mappa dove invece di questi elementi geometrici saranno dei punti molto fitti, e ogni punto, diciamo, avrà il suo codice di copertura del suolo corrispondente. Quindi dovremo un po' trasferire questa informazione dal layer vettoriale al layer raster, ed è la cosa che stiamo per fare. E poi l'altra cosa che lui ha bisogno, di cui lui ha bisogno, è praticamente un elenco di tutti diciamo, i tipi di copertura del suolo che fanno parte della nostra area di studio. Perché lui, a livello tecnico, naturalmente per riuscire a lavorare deve avere appunto dei codici di copertura del suolo a cui attribuire dei valori di stoccaggio di carbonio. Nel senso che, appunto, tornando sulla nostra tabella di attributi, quello che noi useremo per esempio sarà il terzo livello. Come vedete, il terzo livello è un campo che ha dei codici numerici, che sono questi, appunto, sono progressivi, hanno da 1 e poi arrivano fino a 5, sempre con 3 cifre. Ognuno di questi codici noi dovremo riportarlo sui raster che stiamo per costruire, che avranno appunto la rappresentazione di questo territorio. Quindi poi noi avremo dei raster in cui ogni pixel, andando a cliccare su ogni pixel che compone il raster, troveremo un valore che è un valore corrispondente a quello di questo campo della tabella attributi. Quindi avremo dei pixel che hanno valore 112, un pixel che hanno valore 311, eccetera. Ognuno appunto di questi valori, poi noi costruiremo una tabella in Excel che darò in pasto a Invest, e ognuno di questi codici avrà dei valori specifici dei quattro carbon pool. Quindi, per esempio, per il codice, non so, scendendo un po' sull'agricolo, abbiamo per esempio il urbano. Ma per esempio il codice 212 rappresenta per esempio cereali in aree irrigue, eccetera. A questo codice, quindi a questo elemento del territorio che noi andremo a diciamo, caricare su Invest, corrisponderanno quattro valori specifici per diciamo, ogni elemento capace di stoccare carbonio. E poi sono questi quattro valori che trovate nella seconda pagina della scaletta dell'esercitazione, e sono dei valori che noi andremo a inserire nella nostra tabella con cui poi faremo, diciamo, correre, faremo lavorare Invest. Quindi poi quello che faremo è estrarre, diciamo, poi vedremo come farlo, estrarre le informazioni che ci servono dalla tabella degli attributi, trasformarle in questa tabella e, diciamo, appunto inserire nel nostro modulo di Invest questa tabella insieme ai raster. Ok. Detto questo, se più o meno ci siamo appunto sul clip, la cosa che dobbiamo fare è controllare, siccome noi stiamo lavorando in questo caso su due, diciamo, non su un unico intervallo temporale, ma su due dati temporali diversi, cioè sulla carta del 2007 e sulla carta del 2012, a noi interessa che, diciamo, i valori che noi andiamo a calcolare siano presenti sia sull'una che sull'altra mappatura, cioè cosa che potrebbe essere successo.
che per esempio se tutto ciò che nel 2007 era mais in aree irrigue, quindi aveva questo determinato codice, è stato poi trasformato, non so, in parcheggi nel 2012, quindi è stato inglobato alla categoria parcheggi, noi non riusciamo a, diciamo, a calcolare bene la variazione se non abbiamo inserito, tra le altre cose, anche il codice 2012 nella nostra tabella per Invest. Quindi se per esempio usiamo una carta di copertura del suolo che non comprende tutti i codici che sono presenti sia nel 2007 che nel 2012, noi ci ritroviamo, diciamo, con un vuoto e su quello non riusciamo a fare il calcolo. Quindi dobbiamo, diciamo, preliminarmente controllare che i codici siano tutti rappresentati. Per questa cosa la possiamo fare come si indica al punto 4 della nostra tabella, noi possiamo controllare i valori univoci dei due diversi vettori. E una cosa che l'altra volta è stata fatta con file raster, cioè se vi ricordate c'è il comando verifica dei valori univoci per raster, questa cosa si può fare anche per i vettori. Quindi io direi che agiamo prima sul 2007, perché? Perché è probabile che ci potrebbero esserci degli elementi, per esempio agricoli, che c'erano nel 2007 e non c'erano nel 2012. Mi pare un po' difficile se è il contrario, perché inizialmente la città tende un po' a svilupparsi, diciamo, trasformando aree agricole in altro, quindi noi controlliamo prima il 2007 e poi vediamo se c'è qualcosa in più o in meno nel 2012. Questa cosa la facciamo con, appunto, vettore strumenti di analisi, lista valori univoci. Come vettore in ingresso noi diamo appunto il clip, perché ormai lavoriamo soltanto su questa nostra area, quindi sul clip e la carta di copertura del suolo del 2007. Noi abbiamo deciso che lavoriamo sul campo, sul terzo livello della copertura del suolo, quindi quello che viene chiamato come campo LC terzo livello, 3I-LVL. Quindi a noi interessa semplicemente questo come campo di controllo. Se non sbaglio, possiamo direttamente seguire il nostro controllo e lui crea appunto intanto li fa vedere anche semplicemente in questa interfaccia. Vedete che ci dice che ci sono 22 valori univoci, no? Ci sta dando l'elenco di valori univoci, cioè ci sta dando il totale dei valori univoci e sotto dice anche quali sono. In realtà questa cosa la dice qui, ma ha generato lui anche un file HTML che vedete a destra. Quindi ci dà un link direttamente. Se io clicco sul link, mi dà proprio questa lista di valori univoci che sono presenti in questa mappatura. Quindi nel 2007 mi trovo 22 valori e sono questi. Siamo più o meno questo controllo. La stessa cosa, chiudiamo. Quindi sappiamo che appunto partiamo da 22 valori univoci. Facciamo la stessa cosa, quindi vettore strumenti di analisi, lista valori univoci, applichiamo al 2012. Quindi clip, carta coperta del suolo al 2012, lavoriamo sempre sul terzo livello, che in realtà qui è le maiuscole, ma è sempre quello. Ok, andiamo a guardare quali sono i valori univoci in questo caso. Anche qui eseguiamo. E vedete, possiamo anche aprire, già lo vedete qui, possiamo anche aprire il report. In questo caso ne dà 21. Ah, se voi fidate, io ho controllato prima. Dovrebbe essercene uno in meno, che dovrebbe essere appunto l'131. Allora, vediamo un po' se è vero. Perché l'131 non c'è, tutti gli altri secondo me ci sono 31, 83, 94. Ah no, perché in realtà allora, no, il punto è che qua non li ha messi in ordine, quindi allora, il problema è che lui non li ha messi in ordine progressivo, quindi bisognerebbe capire qual è quello che manca nel 2012. Però se non mi sbaglio era qualcosa del campo 3 o qualcosa del genere. Comunque, se vi fidate, diciamo che il punto è cos'è successo? Che nel 2012 evidentemente c'è un qualche elemento di copertura del suolo che è venuto a mancare perché è stato sostituito e quindi non c'è. Questo è cosa vuol dire? Per noi è un problema, per noi non è un problema. Perché?
Noi dobbiamo scegliere adesso quale tabella, praticamente noi adesso a partire diciamo da una di queste due, da uno di questi due layer e quindi da una di queste due tabelle di attributi, noi andremo a costruire la nostra tabella di lavoro che ci servirà per invest. Quindi banalmente trasformeremo una tabella attributi in un file Excel e questo file dovrà contenere tutti, i codici di copertura del suolo che ci sono sia nel 2007 che nel 2012. Secondo voi, se nel 2007 noi abbiamo 22 codici, nel 2012 abbiamo 21 codici, quale delle due tabelle dobbiamo usare per avere, diciamo, tutti i valori presenti e lavorarci su? 2007, perché ce n'è di più? Perché se noi usiamo quelle del 2012, ce ne manca uno, quindi noi troviamo qualcosa a cui attribuiamo dei valori nel 2012, ma lui poi non trova una corrispondenza nel 2007. Noi siamo quelli del 2007, li troviamo sicuramente tutti, e dopo, no, nel senso che dopo praticamente cosa che facciamo? Noi copriamo tutto il 2007 con la nostra tabella. Nel 2012 sappiamo che non c'è nessun elemento del 2007, quindi il contributo di ciò che era il codice, per esempio 222, comunque quello che è mancante in uno dei due casi, il contributo è pari a zero perché chiaramente tutto ciò che c'era appartenente a quell'elemento di suolo è stato sostituito da qualcos'altro, ma il qualcos'altro comunque noi ce l'abbiamo nelle nostre tabelle. Quindi, una volta fatto questo controllo, noi sappiamo che il file che dobbiamo usare, la tabella attributi che dobbiamo usare, è quella del 2007. Ok, fatto questo, direi andiamo avanti. Io cercherei di andare avanti almeno fino alla rasterizzazione, poi magari facciamo pause e poi riprendiamo. Vabbè, questa cosa ci interessa dopo per quando ci costruiamo la nostra tabella. In realtà l'operazione che noi facciamo prima è appunto la costruzione dei nostri due dati raster su cui effettivamente poi eseguiremo il calcolo. Quindi noi andiamo a rasterizzare adesso prima la carta di copertura del suolo del 2007 e poi quella del 2012. Questa cosa per fare questa operazione, quindi cos'è che vuol dire appunto noi? Prendiamo questo vettore, avremo un raster che ha la stessa estensione e diciamo anche il passo che gli diamo noi. Ci sono diversi modi di farlo, noi per esempio potremmo andare su raster conversione, per esempio, e poligonizzazione, per cui potremmo, scusate, rasterizza da vettore a raster, quindi potremmo andare direttamente da qua. In realtà, per l'operazione che vogliamo fare noi, per cui noi dobbiamo dare anche un valore dei raster che corrisponde a un campo vettoriale. Noi usiamo un altro sistema e ci andiamo da processing, quindi da processing, appunto ritrovate anche questo nella scaletta, strumenti, e potete proprio scrivere, digitare il comando, in questo caso il comando che usiamo è rasterizza. Quindi uno dei comandi di GDAL, che è appunto una delle librerie che stanno dentro QGIS, rasterizza da vettore a raster, lo trovate qui, clicchiamo due volte e si apre questa interfaccia. Bisogna capire appunto come impostare la rasterizzazione in maniera che effettivamente venga fuori quello che vogliamo noi a livello di informazioni. Quindi, naturalmente, siamo. Oh, se qualcuno ha dubbi, difficoltà, problemi di qualsiasi tipo, mi fermi, ovviamente. Comunque, a questo punto, se ci siamo, possiamo appunto indicare il nostro primo raster in ingresso. Quindi, questa operazione la faremo due volte allo stesso modo. Cominciamo dal 2007. Quindi clip carta di copertura del suolo 2007 come sì, raster in ingresso, in realtà perché mi dice raster, è un vettore in ingresso, vabbè, me lo chiamo così. Quindi diamo quel vettore e qui, come vedete, noi possiamo fare una cosa. Lui lo chiama il burn-in value, cioè il valore con cui diciamo imprimere il suo raster. Cosa vuol dire? Appunto, il nostro vettore aveva una serie di attributi. Qui trovate tutti i campi e la tabella attributi del vettore su cui stiamo lavorando. A noi interessa che appunto il campo che viene trasferito nel raster che stiamo per creare sia questo. Quindi il terzo livello è quello che abbiamo appena indagato, il terzo livello di copertura del suolo. Quindi abbiamo questo terzo livello come campo per il burn-in value. Questo valore fisso lo lasciamo stare, non dovrebbe creare problemi. Dopodiché, quindi lo lasciamo così com'è. Dopodiché noi andiamo a impostare, diciamo, la larghezza della cella del raster. Quindi appunto noi adesso costruiremo una griglia che sarà composta da celle molto piccole e a ogni cella corrisponderà appunto un valore di copertura del suolo.
Che dimensioni gli diamo? Non gli diamo in pixel, se tutti siete in 3003 come sistema di riferimento, gli diamo unità georeferenziate. Cosa vuol dire? Noi stiamo lavorando, se stiamo lavorando su un sistema di riferimento proiettato, come appunto il 3003, le nostre unità sono unità metriche. In particolare noi stiamo lavorando in metri, quindi questa cosa che stiamo impostando noi adesso equivale appunto in una dimensione metrica, quindi larghezza e altezza delle celle in metri. Quindi unità georeferenziate, dobbiamo dare la risoluzione sia orizzontale che verticale. In questo caso io l'ho impostata su un metro. Ovviamente cosa stiamo impostando? Se noi impostiamo la larghezza delle celle a 10 metri, noi avremo magari un'operazione più veloce, cioè lui andrà più rapido perché costruirà un raster più leggero con meno celle, però sarà molto meno dettagliato perché comunque avremo una risoluzione a 10 metri che non coglie bene le specificità di questo tipo di copertura del suolo che noi vogliamo andare a indagare. Quindi potremmo andare ancora più nel dettaglio, gli diamo un metro, comunque un metro siamo insomma messi bene, cioè abbiamo una buona risoluzione, quindi sia in orizzontale che in verticale, noi diamo uno, quindi poniamo delle celle che abbiano larghezza di un metro e altezza di un metro, quindi celle quadrate. Dopodiché come estensione, noi diciamo quanto deve essere, che estensione deve avere il nostro raster, clicchiamo sui tre puntini che sono sulla destra, e io gli dico usa estensione del layer. Ora vi anticipo che per alcuni di voi ci potrebbero essere problemi per selezionare l'estensione, perché alcuni non riescono a selezionare l'estensione del layer. Non so se qualcuno ha problemi, me lo dico. Comunque, io sto dicendo selezione estensione del layer, e come layer da cui selezionare l'estensione, dico buffer dissolto. Ok, e me l'ha selezionato, e quindi lui mi dà delle coordinate che corrispondono agli estremi, diciamo, del mio layer. Se qualcuno, perché avevo visto che qualcuno facendo questo tipo di operazioni in altre esercitazioni non riusciva a selezionare bene l'estensione del layer, perché proprio c'è un problema con QGIS. Se nessuno di voi ha questo problema, meglio. Bene. No, tu cosa? Ah, ok. Tu stai avendo il problema con l'estensione? Ok, aspetta un attimo. Sì, ma comunque l'estensione qua, anche se avrà quello che dico, comunque questo, allora attribuisci un determinato valore nullo alle bande in uscita, questo vuol dire che alcune bande me le interpreterà come no data. Questo può essere un problema in certi casi quando noi abbiamo anche degli zeri e non vogliamo che vengano trasformati in no data, quindi per precauzione nel nostro caso non dovrebbe essere un problema, ma per precauzione in questi casi si mette un valore che sicuramente non è presente, tipo meno 999, che sicuramente non farà parte, diciamo, dei nostri valori che verranno rappresentati, per cui i no data, diciamo, saranno gettati fuori in questo modo, cioè non corriamo il rischio di confondere lo zero con il no data, ecco, semplicemente questo. Dopodiché decidiamo di salvare questo su file. Quello che abbiamo appena fatto, appunto, è sulla carta del 2007. Quindi, come abbiamo detto di salvarlo? Ok. Quindi adesso stiamo per salvare un raster che è un TIFF, che è il formato appunto del raster che lui salva, e lo chiamiamo come CCS 2007. E poi, siccome appunto il campo su cui stiamo agendo è il terzo livello, mettiamo un bel underscore. Terzo livello, terzo lib, che è, diciamo, il codice con cui lo codifica la carta di copertura del suolo, che è così, insomma, con un nome per cui lo riconoscerete come quello del 2007. Ok, a questo punto spero di non aver dimenticato niente, eseguo. E lui lo fa. E lui lo ha fatto. E mi fa vedere questa cosa, lo vedremo appunto. Da si capisce che effettivamente lui mi ha rappresentato con colori diversi, insomma, diversi valori. Ditemi se vi riesce. Tu hai avuto problemi?
comunque il titolo della statistica dovrebbe essere una cosa che non voglio dire, perché forse è messo un punto alla fine di dal preso quello più lungo, vabbè, ok. Ok. Allora, ok, spero che più o meno ci siamo tutti, quindi noi adesso in questo momento, sì, poi andiamo, possiamo andare a controllare anche con, insomma, abbiamo ottenuto il nostro raster con lo strumento informazioni, quindi la I che troviamo in alto, possiamo andare a cliccare, poi sapete dovete selezionare il layer su cui chiedere l'informazione, quindi ci cliccate sopra, questo è il nostro layer e vedete che appunto così come nella carta di copertura del suolo avevamo i vari codici, anche in questo caso trovate effettivamente le informazioni corrispondenti, quindi il codice è stato trasportato dal vettore al raster. Qui abbiamo un 311 che corrisponde a determinate superfici naturali, qui vedete le parti più scure, molto probabilmente, poi anche qui potete cambiare, diciamo, le impostazioni di rappresentazione per visualizzare, insomma, i contenuti in altri colori. Comunque, insomma, si capisce che qui appunto siamo dentro la città, quindi tendenzialmente abbiamo più superfici che hanno a che fare con l'urbanizzato, e poi man mano che si scende, queste poi sono terre agricole, quindi mi aspetto di trovare di due, esatto, in questa rete di canali a sud della città più consolidata trovate tutta una serie di suoli più naturali, insomma, effettivamente ha funzionato. Questo è sul 2007, lui me lo sta chiamando rasterizzato, quindi al solito o si rimuove, per non confonderci poi con quello che stiamo per fare, io lo rinomino come CCS 2007, oppure l'altra cosa che potete fare è appunto rimuoverlo e ricaricarlo e lui ve lo visualizzerà con il nome giusto. E quindi questo è uno dei layer di base, e questo poi sarà effettivamente un layer che noi daremo a Invest, sarà uno dei due raster che daremo a Invest. La stessa cosa identica la facciamo sempre a partire da processing con quello del 2012. Quindi torniamo a processing, strumenti, rasterizza, quindi esattamente le stesse impostazioni ma partendo dalla carta del 2012. Questo anche in questo caso come campo gli diamo livello 3, quindi LC terzo livello, questo lo lasciamo stare. Qua diamo unità georeferenziate per il raster, poniamo anche in questo caso quindi un metro, quindi questi sono sempre metri, e noi diamo appunto un metro sia in orizzontale che in verticale come larghezza della cella. Avete visto appunto il raster che abbiamo ottenuto adesso, avete visto già che come diciamo, livello di rappresentazione va bene, cioè a un metro riesce a rappresentare bene le varie diciamo, differenze tra i vari tipi di copertura del suolo, quindi i vari confini tra un elemento e l'altro, quindi lo confermiamo. Come estensione anche in questo caso usiamo l'estensione del layer o buffer dissolto o comunque uno dei vostri buffer sia dell'idrografia che delle mura che ha quell'estensione lì, come valore nullo per precauzione attribuiamo sempre un valore negativo tipo -999, così siamo sicuri di non avere problemi, e poi salviamo su file. Lui vi fa vedere già il TIFF del 2007 e in questo caso io invece dico che voglio quello del 2012. Quindi salviamo come CCS 2012 terzo livello, sempre TIFF. Sì. Allora, layer in ingresso o 2017 o 2012. Campo, questo per il burning value, terzo livello. Questo lo lasci stare così come te lo da lui. Output, unità georeferenziate, 1 e 1 orizzontale e verticale. L'estensione gliela diamo da layer, quindi seleziona da layer da qui. Come layer diamo uno dei, cioè il buffer dissolto, quindi il buffer che comprende sia mura che canali, e quindi scegliamo quella, valore nullo diamo negativo così, e poi lo salviamo come clip, no, come salviamo, solo come CCS 2007-2012 terzo livello, perché sono quelle. Ok, speriamo che non siano problemi. Eccolo qui. A questo punto io lo rinomino direttamente, quello era il 2007, questo è il 2012, così non ci confondiamo. Ok, e ce li abbiamo tutti e due. Ora l'altra operazione che poi ci accingiamo a fare è la costruzione della nostra tabella di valori, e
E poi, una volta che abbiamo appunto i due raster e la tabella di valori, potremo effettivamente aprire Invest e farlo e fargli applicare appunto il calcolo del sequestro di carbonio, che è un'operazione che lui fa praticamente immediatamente. Se volete, possiamo, più che altro, dato che i raster dovrebbero averli già rappresentati secondo lo stesso stile, quindi comunque però in scala di grigi, però possiamo già vedere, come vedete, non ci sono grossissime differenze, però magari appunto. Accendendone e spegnendone uno, per esempio quello del 2012, vedete che per esempio ci sono delle zone che sono cambiate qui, quindi per esempio nel 2012 trovo che sono aumentate, mentre prima qui c'erano delle aree urbanizzate, ora c'erano delle aree agricole, mentre in altri punti della città sono successe cose un po' diverse, tipo mi sembrava fosse cambiato qualcosa qui. Vedete qui sulla destra, su questa parte qui intorno al canale, probabilmente appunto sono state le nuove costruzioni. Questa cosa poi la possiamo controllare al solito mettendo una mappa satellite, potremmo mettere l'ortofoto, ma possiamo mettere una mappa satellitare sotto come Google Satellite. E quindi magari, per esempio, spegnendo tutte e due, spegnendo anche questo, possiamo vedere che ecco qui ci dovrebbe essere una variazione. Quindi qua nel 2007 me la dava tutta agricola, nel 2012 lui poi forse magari ha anche esagerato, però comunque nel 2012 lui mi sta facendo vedere, vedete, poi c'è anche un problema di scala di dettaglio, cioè lui mi sta dicendo ok, magari prima qui c'erano solo campi, adesso c'erano queste costruzioni, in realtà queste costruzioni non occupano tutto ciò che viene rappresentato così nel 2012, probabilmente c'era il lotto che è stato in parte costruito. Chiaramente, se noi avessimo una mappatura molto più di dettaglio in cui riuscissimo a determinare che questo è costruito, ma questo è rimasto, diciamo, ancora vegetato, avremmo un risultato migliore anche nel calcolo della variazione dei servizi ecosistemici. In questo caso, calcoliamo secondo, diciamo, la scala di rappresentazione, di risoluzione che hanno le nostre mappe di riferimento, cioè in questo caso la carta di copertura del suolo. Ok. Fatto questo, l'unica cosa che vi faccio fare adesso, ora magari facciamo un po' di pausa, un quarto di pausa, poi dovremmo comunque arrivarci più o meno per l'ora di conclusione, però fatto questo direi intanto tutti saldiamo il nostro progetto e cominciamo semplicemente, proprio abbiamo questa operazione di costruzione della nostra tabella dei carbon pools. Siamo praticamente al punto 6 dell'esercitazione. E come vedete, per farlo noi useremo effettivamente, partiremo proprio da una delle due tabelle degli attributi. Quindi in realtà usciamo un attimo, adesso dobbiamo uscire da QGIS e aprire praticamente, spero che ce l'abbiate, Excel o il suo equivalente, diciamo, Open, che dovrebbe essere molto simile, quindi fare quel tipo di operazioni. Quindi torniamo nella nostra cartella dei materiali, in particolare andiamo appunto dentro scusate, dentro la cartella processi dove trovate appunto tutti i layer che sono associati, tutti i file che sono associati al nostro shapefile, e in particolare noi lavoriamo su quello che lui chiama il DBF. Se qualcuno di voi non ha rappresentato l'estensione, questa è la rappresentazione della tabella attributi. Forse qualcuno non vede il formato DBF nel suo computer e lo leggerà forse come file XML o qualcosa del genere. Comunque, sostanzialmente è un file che si può aprire con il tasto destro e adesso io vado a scegliere se me la fa prendere Excel, va bene, ci vado all'incontrario, quindi apro prima Excel. E poi lo caricherò, quindi cartella di lavoro vuota. E poi da qui andiamo ad aprire la nostra tabella attributi in Excel. Quindi apri sul desktop, direi. Quindi andiamo a prendere il nostro DBF, la tabella di attributi, quindi materiali 2 maggio. Processi, io ce l'ho sul desktop, diciamo di tutti i file proprio in generale. Allora, qui se siete nella cartella processi, se non avete Excel come diciamo software per aprire il file, aprite prima Excel o appunto il vostro equivalente e cercate il documento da aprire, il file da aprire. Dovete impostare tutti i file, non solo tutti i file Excel, ma tutti i file da qui. A questo punto lui vi vede. Per esempio il DBF e noi dovremmo essere in grado di
aprirlo in questo modo e lui ce lo visualizza appunto come una tabella. Se non fate niente su questa tabella perché se la salvate, la modificate, poi correte il rischio che non vi legga più lo shapefile. Quindi se più o meno tutti riescono ad aprire appunto la tabella attributi in Excel, a questo punto, fatta questa cosa, noi andiamo a salvarla con nome e la salviamo con un altro nome. Cioè noi dobbiamo proprio isolare questa tabella su cui stiamo lavorando dal suo shapefile di riferimento, perché altrimenti rischiamo diciamo, produrre delle alterazioni che poi corrompono il file. Quindi questa la salviamo sempre in processi. Come abbiamo detto di salvarla, Carbon Pulse, ok. Quindi, siccome questa è già la nostra base per i Carbon Pulse, questa la salviamo come cartella di lavoro Excel, quindi diciamo il formato di base che è dell'UX LSX, come Carbon Pulse 2007. Pulse 2007, sempre in processi. Ok, l'abbiamo salvata con un altro nome. Adesso siamo tranquilli, possiamo lavorarci sopra, modificarla perché sappiamo che non è più la tabella attributi dello shapefile, ma è una tabella a parte che esiste solo in Excel. Questo. Ok, a questo punto sono le 4:20, potremmo anche fare un po' di 10 minuti, un quarto d'ora di pausa e poi facciamo l'ultima parte di esercitazione in cui effettivamente costruiamo la nostra tabella e applichiamo invest. Bene, pausa. Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Siamo qui naturalmente. Sì? Grazie.